Hi Piccolo Fitumba, welcome back to a new episode of Azura's Wrath. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo Kanda. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il Kanda 14, Dei e Uomini. Oggi invece, il Kanda 15, una nuova causa. Probabilmente riguarderà ancora Yash e probabilmente dovremo combattere contro Asura con l'armatura nera. Vediamo. Sopraffatto dall'ira, Asura apre Sergei in due. La sua rabbia è talmente terribile da aumentare la temperatura del suo corpo. Avendo perso la ragione, Asura guarda Yash con il fuoco negli occhi. Andiamo a vedere. Non sembra neanche Asura lì, la faccina... Ma loro da cosa sono... Cioè, cos'è il liquido che sta dentro di loro? È il loro sangue, ok? Ma cos'è? Tipo magma? Liquido di refrigerazione? Non lo so. Boh. E solo spezza in due. Beh, almeno qualcuno che... Non ci taccia di... Di merda, insomma. Your daughter? Che è sua sorella, ricordiamola. Ricordiamo che la moglie di Asura è la sorella di Yasha. Vabbè, tanto sa che ti sta morendo, allora lo fa incazzare, quindi... Adesso esplode di nuovo. Schiaccia la faccia. Tanto vale fare lo stronzo, sta morendo, chi se ne frega, no? Oh, how boring. I thought you would show me a more beautiful face. I knew. Capisco. E questo è nobile, però è anche un biscottino. La smetti di fare così, continua a fare così da tutto il tempo. Dai, schiacciagli la testa, su. Era talmente prevedibile che veramente sembrava quasi scontato. Allora, è probabile che dopo questa armatura tornerà normale, è molto probabile, però... E se non cambiasse più? Quando vivi tra le stelle, perdi la vista di cosa sta succedendo. E beh, sono anche passati 12.000 anni. Triangolo? Ma dai, mi sono spostato io. Io ho schiacciato destra. Ma è stato più veloce di me. Credo. L'ho schiacciato. Certo che l'ho schiacciato. Vabbè. Wow, è veramente la QB mod di Naruto questa, veramente. Non c'è margine di errore alcuno qua. Uff, meno male che l'ho schivato, guarda.
Allora, il potere è sicuramente calato, però fa un sacco di male. Aia! Fa malissimo. Dobbiamo sfruttare l'L2 finché possiamo. Finché possiamo spammiamo triangolo. Meno male che stavolta ho avuto il tempo di poterlo schivare. Mi dispiace, Azura, ma sono arrivato all'R2. Wow, però il combattimento... Allora, Yasha mena, perché mena? Però lo stato furia di Azura è qualcosa di assurdo. Cioè, mi toglieva blocchi di vita grossi così, ma veramente... Guardalo, guardalo. Eh no, stavolta l'ho premuto bene. Mi dispiace. Astra, we the seven deities have chosen to bear this world on our shoulders. We must see the cause through, even if it invites tragedy upon ourselves. Devo fare stra attenzione perché qua continuano a spararmi i tasti velocemente. No, mancato! Troppo tardi. Perché stavo iniziando ad andare sempre più veloce. Right. I forgot. Still the same Asura. Fanculo la maschera, no? Listen to anyone! Non ascolti mai un cazzo! Chissà se facevo tutta quella parte giusta, se la maschera ce la rompeva davvero, di nuovo. Secondo me più andavamo avanti, più diventava veloce la cosa. Quindi diventava veramente impossibile a una certa, secondo me, schivarli per sempre. Però probabilmente prenderò un voto basso nei sincro, lo so. Lo so già che prenderò un voto basso. Eh no, guardalo. È tanto veloce quanto stronzo, Non ti vedo. Sta diventando una battaglia impari la cosa, Vieni qua. Devo iniziare a spammare di nuovo triangolo. Eh no. Non vedo. Sta diventando veramente una battaglia al... Tu spara la cieca che tanto magari prima o poi lo becchi. Wow. Per la prima volta siamo morti in questo gioco. Wow. È la prima volta che moriamo effettivamente. E è tosta questa parte. Per fortuna ricominciamo comunque da qua, Credo che uno forse dei trofei fosse proprio prenditi un game over alla fine, eh?
sa che uno dei trofei era proprio fai un game over. Aia, e io pensavo di evitarlo con quadrato. Vaffanculo Azura. E adesso un po' di spamming triangolo. Wow. Cos'era sta mossa incredibile? Due colpi di quadrato e uno di triangolo. No, e niente, mi ha fregato pensando che fosse ancora quadrato. Vai, un po' di combattimento aereo e un'ultima triangolata. E ora vai di furia. La cosa incredibile è che comunque guarda che Yasha ci sta dando veramente di brutto contro un Azura che è in uno stato di furia totale. Cioè si menano in egual modo. Yasha ci sta dando un sacco di soddisfazioni, devo essere sincero, eh. L'aureo? Aureo 6? Mi ha fatto ridere la cosa. Ah, Azura! Mi piace il fatto che l'aureo sia la versione Kaioken loro. Mentre per esempio le sei braccia sono il Kaioken per sei. Was that just now? L'aureo? I felt something surge in me. Secondo me gli rompe questa armatura nera tra poco, a furia di botte. Sta riprendendo il calore. Ah, guarda, si sta rompendo da solo, You'll destroy yourself with your own power. He is the enemy. I should dispose of him where he stands. But my soul tells me different. Di salvarlo? Screams to me. Do not let him die. Perché secondo me è la figlia che l'ha potenziato, la nipote in questo caso. Mitra. Guardalo, Sasuke contro Naruto in questo momento. Con lo Chidori e Naruto con la Genkidama e la Genkidama Rasengan. Bellissimo. Bello. Bello, bello, bello. Mi è piaciuto, ti dirò. Non l'ha ucciso, l'ha solo liberato dalla furia. Wait for my return. Yasha. Mi è piaciuto tutto di sto scontro, ti dirò. Mi è piaciuto tutto, veramente. I am Yasha of the Seven Deities. Sono Yasha, la semidivinità. Lupo solitario. Bello, mi piace. Ah, è una moto, pensavo che era tipo un surf galattico io. Mi piace il samurai che usa la moto, ci sta. Mi è piaciuto il fatto di distacco totale da Azula, che è stato improvviso, non me l'aspettavo, devo essere sincero. Il fatto di giocare con Yasha pensavo fosse proprio una cosa ristretta. Invece sto capitolo praticamente è tutto incentrato su Yasha. Minchia, la B. Questo è stato, secondo me, allora, uno degli scontri comunque più interessanti.
Ma è stato il Kanda peggiore a livello di voto che abbiamo avuto. Wow, una B non me l'aspettavo. Cioè, i sincro abbiamo fatto veramente schifo, ma non mi aspettavo la. Mi aspettavo veramente la B nei sincro e magari qualcos'altro in più nella battaglia, ma capisco anche che siamo morti. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!